Domenica scorsa, giorno di Pasqua, intorno alle 7 del mattino a Liegi, la polizia belga ha arrestato un favarese ed un empedoclino. In manette sono finiti Antonio Bellavia, di 48 anni, e Salvatore Prestia, di 39, di Porto Empedocle e Favara. Le cimici piazzate sull'auto di Prestia hanno svelato il progetto di un omicidio ai danni di un italiano residente a Liegi. Così, vicino alla stazione centrale, è scattato il blitz della polizia, che ha anche sequestrato due armi. Si tratta di due persone già note alle forze dell'ordine, che si inseriscono nella più ampia scia di sangue che collega il Belgio e la provincia di Agrigento. Antonio Bellavia era stato arrestato nell'estate 2017 insieme a Calogero Bellavia perché trovati in possesso di due armi da fuoco, una delle quali risultavano rubate a Carmelo Nicotra, vittima designata di un agguato avvenuto a Favara nel maggio 2017, a cui scampò miracolosamente. Antonio Bellavia, rimesso in libertà, era partito per il Belgio, dove le autorità locali lo hanno subito messo sotto controllo. Bellavia è indagato proprio per il tentato omicidio di Carmelo Nicotra, avvenuto in via Torino a Favara. Si registrano, tornando a ritroso nel tempo, siamo nel maggio 2016, l'omicidio in Belgio di Mario Jakelic empedoclino, in cui è rimasto ferito il favarese Maurizio Di Stefano. Nell'ottobre 2016 l'omicidio di un altro empedoclino, Carmelo Ciffa, 42 anni, ucciso a Favara, e quello del ristoratore favarese Carmelo Sorcio, ucciso in Belgio nel 2017, ed Emanuele Ferraro, indagato insieme a Bellavia per il tentato omicidio Nicotra, ucciso a Favara nel marzo 2018. Salvatore Prestia, anche lui noto alle autorità belghe, era invece stato arrestato per il tentato omicidio avvenuto ai danni di un ristoratore empedoclino, Saverio Sacco, ed è conosciuto per essere il cognato di Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino Messina, catturato a Favara dopo anni di latitanza.